Una mano di vernice bianca copre il volto di Luigi Caiafa e cancella il tributo agli eroi della Camorra. Ucciso durante una sparatoria contro la polizia, a 17 anni, glorificato dopo la sua morte. Anche l'altarino dedicato al rapinatore viene demolito in questa strada di Forcella, il primo passo della rotta tracciata dalla prefettura. Abbiamo iniziato un percorso per promuovere valori di legalità positivi, rimuovendo tutti i simboli della criminalità organizzata in città. Tra i vicoli di Napoli si cammina lungo la Via Crucis dei Santi della Criminalità. Lo sguardo fiero di Ugo Russo sorveglia i quartieri spagnoli, celebrato come un combattente caduto in battaglia, ucciso a 15 anni mentre tentava una rapina. Dentro un palazzo, un tabernacolo, onore Emanuele Sibillo, il capo clan della Paranza dei Bambini. Bambini come Annalisa Durante, vittima innocente a 14 anni, per caso sulla stessa traiettoria di un proiettile esploso durante una faida tra clan. A pochi metri dalle sue foto c'è una cappella innalzata per i boss di Forcella. Ci ritroviamo nella drammatica situazione che alla fine della storia queste situazioni, queste realtà, questi murales, altari diventano simboli della presenza dell'antistato, che è più diffusa di quanto lo sia lo Stato reale.